Benvenuti amici di Smart Revolution. Spero che questo saluto diventi familiare per tanti di voi perché da oggi parte ufficialmente il progetto Smart Revolution. Prima però di parlarvi in cosa questo progetto consiste concretamente, mi presento. Io sono Saverio Alloggio, probabilmente alcuni di voi già mi conosceranno, in quanto faccio parte e continuerò a far parte dello staff di Batista70phone.com. Colgo l'occasione per ringraziare Loris per la splendida opportunità che mi ha dato circa un anno e mezzo fa di entrare a far parte della famiglia di Batista 70, che è stata per me davvero una scuola importante, ho imparato davvero tantissimo. E lo ringrazio ancora di più in quanto mi dà la possibilità e mi darà la possibilità di continuare a collaborare con Batista 70 Phone e già da oggi comincerete a capire in cosa questa collaborazione consisterà concretamente. Bene, ma dicevamo di Smart Revolution. Smart Revolution nasce come un seminario didattico universitario. Io sono un laureando in economia presso l'Università di Bari e grazie al professor Agostino Marengo e al professor Alessandro Pagano, che colgo l'occasione per ringraziare entrambi infinitamente per l'opportunità che mi hanno dato, insomma grazie alla collaborazione con questi due professori siamo riusciti ad organizzare il seminario didattico Smart Revolution, che si è tenuto il 31 marzo 2015 presso l'Università degli Studi di Bari, ovviamente all'interno della Facoltà di Economia. Ora, all'interno di questo seminario didattico abbiamo parlato, abbiamo analizzato quello che è stato l'impatto di smartphone, tablet e wearable device all'interno del mercato dell'elettronica di consumo e più in generale all'interno dei vari settori che sono stati toccati da questa che abbiamo ribattezzato rivoluzione smart. E quindi penso al settore della musica, al settore del cinema, al settore della televisione, ma anche al settore della moda, appunto con i wearable. Grazie al grande successo ottenuto da questo seminario didattico, in quanto abbiamo registrato 300 persone intervenute dal vivo, abbiamo riempito l'aula magna della Facoltà di Economia, abbiamo poi registrato 3.000 utenti presenti su Hangout durante la diretta streaming che abbiamo fatto attraverso il blog di Batista 70 Phone. Insomma, il successo riscontrato da questo seminario ci ha spinti a portare avanti il progetto e soprattutto a far nascere inizialmente altre due tipologie di eventi live, appunto che noi abbiamo definito spin-off dell'evento principale che rimane sempre il seminario didattico. Il primo di questi spin-off abbiamo pensato di dedicarlo ad aziende specifiche e più in particolare a specifici prodotti. La prima, tra virgolette, puntata di questo evento spin-off si è svolta il 2 maggio 2015 presso la sala conferenze del Castello Normanno Svevo di San Nicandro di Bari in collaborazione con il negozio di elettronica MediaStoreLab.it. E all'interno di questo evento, che abbiamo chiamato Unpacked Samsung Galaxy S6 ed S6 Edge, come si evince facilmente dal titolo, abbiamo recensito live i Samsung Galaxy S6 ed S6 Edge che all'epoca erano appena usciti sul mercato. Che cosa significa che li abbiamo recensiti live? Abbiamo di fatto fatto una vera e propria recensione, esattamente come quelle che vedete sul web, andando a sottolineare pregi e difetti dei prodotti in questione. Anche in questo caso abbiamo riscontrato un grande successo, 100 persone intervenute dal vivo, abbiamo poi registrato l'intero evento e l'abbiamo poi caricato su YouTube ricevendo tantissime visualizzazioni. Colgo l'occasione, prima di andare avanti, per ricordarvi che abbiamo creato all'interno del nostro canale, quindi questo canale YouTube, una playlist chiamata Eventi Live, dove già da oggi potete trovare sia il video dell'intera conferenza Unpacked Samsung Galaxy S6 ed S6 Edge, ma anche il video del seminario didattico Smart Revolution che abbiamo svolto all'interno dell'Aula Magna della Facoltà di Economia di Bari. Trovate entrambi i video completi nella playlist Eventi Live. Bene, dicevo, accanto poi a questa tipologia di eventi specificatamente rivolti a singoli produttori o comunque singoli prodotti, abbiamo poi creato una seconda tipologia di evento spin-off che praticamente consiste
nel fare dei veri e propri eventi a porte chiuse all'interno del negozio di elettronica Media Store Lab, che ringrazio per la collaborazione e che continuerà a collaborare con noi. Colgo l'occasione per ringraziare Pasquale, che è il titolare del negozio. Insomma, all'interno del negozio Media Store Lab andiamo a fare dei veri e propri incontri a porte chiuse, riservati a 15-20 persone, riservati essenzialmente ad un pubblico particolarmente appassionato dei dispositivi mobili, a cui noi diamo l'opportunità di poter provare dal vivo i prodotti appena usciti sul mercato. Questi incontri si concludono sempre con una diretta streaming attraverso YouTube, nella quale andiamo ad intervenire all'interno dell'ormai collaudato format di Batista 70 Phone, che è quello del Mettiamoci le facce. Sicuramente molti di voi avranno visto che le ultime puntate del Mettiamoci le facce sono state registrate proprio all'interno del negozio Media Store Lab, e dando l'opportunità quindi a tutte le persone che intervenivano dal vivo di poter porre delle domande live a tutto lo staff di Batista 70 Phone, e come avete visto ne sono nate delle discussioni davvero molto 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 interessanti. Bene, queste tre tipologie di eventi, quindi il seminario didattico, l'evento Unpacked specificatamente rivolto a singole aziende o comunque singoli prodotti, e il format del Mettiamoci le facce all'interno di Media Store Lab, continueranno a essere il nostro vero cavallo di battaglia, e continueremo a riproporli nel corso dei mesi, ovviamente sempre con nuovi contenuti. Ad esempio, il seminario didattico Smart Revolution lo porteremo a Roma ad ottobre, ma chiaramente vi daremo poi ulteriori dettagli nelle prossime settimane. Visto il successo ottenuto con questi eventi live, abbiamo deciso di fare il salto di qualità. Ed ecco quindi che abbiamo creato il sito www.thesmartrevolution.it, e colgo l'occasione per fare un sentito ringraziamento al professor Alessandro Pagano, che è stato davvero determinante per la creazione di questo sito internet. Quindi vi ricordo www.thesmartrevolution.it, e ovviamente accanto al sito internet abbiamo anche creato il nostro canale YouTube, che sta ospitando in questo momento questo video. All'interno del canale YouTube e del sito internet troverete news, recensioni, rubriche, approfondimenti, tutorial, tutto ciò che riguarda i dispositivi mobili, quindi smartphone, tablet, wearable device, ma ovviamente la tecnologia a 360 gradi. Ci occuperemo di tecnologia a 360 gradi. Mi preme sottolineare che abbiamo poi creato due particolari sezioni all'interno del sito thesmartrevolution.it e ovviamente anche all'interno del canale YouTube. Una prima di queste sezioni è dedicata interamente al mobile gaming. Sapete benissimo l'importanza che piano piano questo settore sta assumendo nel mercato videoludico, e quindi abbiamo deciso di dedicare una sezione appositamente al mobile gaming, che abbiamo affidato a Giuseppe alias Alien Ex Machina. Vi metto nell'info box il link al suo canale YouTube. Quindi uno youtuber specificatamente esperto di gaming, che si occuperà per noi, quindi per voi, della sezione mobile gaming, proponendovi dei contenuti davvero davvero interessanti. Colgo l'occasione per ringraziarlo sia per la sua estrema disponibilità e soprattutto per la sua enorme competenza, ma imparerete sicuramente a conoscerlo nel corso delle settimane. L'altra rubrica particolare che abbiamo creato l'abbiamo denominata Fashion Tech. Capite bene che l'intero progetto Smart Revolution rimane comunque un progetto di matrice universitaria, e quindi noi siamo molto interessati a come i wearable device, ma anche gli smartphone per certi versi, abbiano cambiato il mercato della moda. E quindi abbiamo coinvolto nel progetto una fashion blogger, che è Mina Masotina, a cui abbiamo affidato la rubrica Fashion Tech. Per cui vedrete recensioni di smartphone, di wearable, anche di altri accessori tecnologici, visti però da un punto di vista tutto femminile, come può essere quello di Mina, soprattutto con una grande attenzione al design, all'esperienza utente. Insomma, anche lei sta preparando per voi dei contenuti davvero davvero molto interessanti. Colgo anche in questo caso l'occasione per ringraziare lei. Anche in questo caso lei è stata davvero disponibilissima, e soprattutto è una persona davvero molto 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 competente, e lo vedrete già dalla prima recensione del primo wearable, ma non voglio anticiparvi nulla.
Bene, ovviamente all'interno di Smart Revolution non ci sono solo io, vi ho già ricordato come i nostri due docenti universitari, il professor Agostino Marengo e il professor Alessandro Pagano, continueranno a collaborare con noi, proponendovi dei loro contenuti sempre molto interessanti, ma poi accanto al professor Marengo e al professor Pagano ci sono ovviamente io, ma non ci sono soltanto io, abbiamo tanti altri ragazzi che parteciperanno al progetto. Ci sarà Fabio che si occuperà delle recensioni degli smartphone e quindi anche di fare i vari confronti. Ci sarà Mauro che si occuperà delle recensioni delle applicazioni. Avremo Giulio che si occuperà della sezione del modding. Insomma, abbiamo davvero tanta carne al fuoco. Concludo ricordandovi, o meglio spiegandovi, quella che sarà la struttura del nostro canale YouTube. Avremo tre rubriche settimanali fisse, la prima che andrà online ogni lunedì mattina e che noi abbiamo chiamato Review After Year. Che cosa intendiamo per Review After Year? Intendiamo delle recensioni di prodotti che non sono nuovissimi, magari usciti nel 2014 o nel 2013, ma che hanno delle prestazioni assolutamente da top gamma, quindi assolutamente paragonabili alle attuali top gamma, ma che rappresentano in questo momento dei veri e propri best buy, perché chiaramente vengono proposti a prezzi davvero davvero vantaggiosi. Una rubrica a cui noi teniamo molto, anche perché all'interno della mia esperienza di Batista 70 Phone ho potuto notare come spesso gli utenti ci chiedessero magari a che versione di Android era arrivato un determinato prodotto, se magari erano stati risolti i problemi che un determinato prodotto aveva quando è stato lanciato sul mercato. Insomma, una rubrica che sono sicuro sarà molto interessante per voi. Poi, insomma, abbiamo detto, il mercoledì mattina avremo la rubrica dedicata alla recensione delle applicazioni, ogni mercoledì mattina, e poi il sabato mattina avremo la rubrica che noi abbiamo chiamato Consigli per gli acquisti, dove vi segnaleremo le migliori offerte della settimana, sia per quanto riguarda i negozi online, sia per quanto riguarda ovviamente le catene fisiche di elettronica, i negozi e ovviamente le offerte che riserverà per voi Mediastorelab.it, il negozio di elettronica che continuerà a collaborare con noi. Insomma, che altro aggiungere? Ovviamente poi all'interno della settimana, accanto a queste tre rubriche fisse, troverete poi le recensioni di tutti i prodotti nuovi, i versus, i tutorial, troverete i sondaggi e gli esperimenti sociali, così come li abbiamo chiamati noi, e imparerete a capire che cosa sono. Insomma, davvero tantissimi tantissimi contenuti, e ovviamente vi invito non soltanto a seguirci sul canale YouTube, ma anche sul nostro sito, ve lo ricordo, www.thesmartrevolution.it, dove ci saranno tantissimi approfondimenti per voi. Bene, che altro aggiungere? Io per oggi ho concluso per questo video di presentazione, vi invito ad iscrivervi al nostro canale, a seguirci sui social, abbiamo una pagina Facebook, un profilo Twitter, un profilo Instagram, un profilo Google+, che vi linko tutti nell'info box. Bene, io vi saluto e vi ricordo che da oggi, 20 luglio 2015, la Smart Revolution ha inizio.